Dunque torniamo in collegamento dall'Ezio Ricci di Prato La Peligna per il secondo tempo di Nero Stellati Nereto, sfida valida per la 22esima giornata del campionato di eccellenza Abruzzo. Le due squadre hanno fatto il loro ingresso in campo per la seconda frazione di gioco, ricordiamo il punteggio che vede i Nero Stellati avanti per 1-0, a decidere finora la rete realizzata di testa da Alessandro Pendenza alla mezz'ora del primo tempo. Praticamente tutto pronto per il fischio d'inizio di questa seconda frazione di gara, fischio d'inizio dato dal direttore di gara, ricordiamo il signor Domenico Colonna della sezione arbitrale di Vasto, assistito dai collaboratori di linea Pierfrancesco Quaranta della sezione di Chieti e Pierluigi Di Cerchio della sezione arbitrale di Avezzano. Onuasci sul pallone. Durante l'intervallo non ci sono state sostituzioni né nei padroni di casa né nella formazione ospite. Zetti di testa per il Nereto, pallone intercettato da Onuasci. Ora il Nereto prova a ripartire. Il fallo di Jacobucci ammonito. Subito un'ammonizione dopo appena 50 secondi. Secondo cartellino giallo nei Nero Stellati, ammoniti Jacobucci e Pendenza nei padroni di casa, mentre tra gli ospiti l'ammonizione è stata comminata a Ballanti. Calcio di punizione in favore del Nereto. Sul pallone Sorci insieme a Ballanti. Fischio dell'arbitro, parte Sorci di destro, il lancio a cercare D'Andria, anzi si tratta di Bellini, poi Onuasci, ancora Onuasci, quindi Jacobucci. Ancora il Nereto cerca di sviluppare la manovra, la squadra di Michele De Feudis. Pallone che poi giunge a Moretti. L'ultima vittoria del Nereto risale al 23 dicembre. 3-0 rotondo sul Capistrello. Reti realizzate al secondo minuto e al 76esimo da Lazzarini. Lazzarini che oggi non c'è perché infortunato. Lazzarini proveniente dal Martinsicuro. E poi il 3-0 firmato capocasa in pieno recupero. Dunque correva il 23 dicembre quando il Nereto ha vinto per l'ultima volta. Più indietro invece si deve andare per ricercare e trovare una vittoria dei Nero Stellati. L'ultima volta che i Nero Stellati hanno brindato al successo era il 16 dicembre. 1-0 sul Paterno. Rinvio in avanti da parte dell'estremo difensore ospite Di Giuseppe. Pendenza non ci arriva, ci arriva invece il centrocampista ospite Sorci. Ancora il Nereto. In avanti il Nereto con Antonacci. Quindi Calderaro non trova spazio, c'è la chiusura di Trozzo direttamente in fallo laterale. A terra di Eleuterio. Se ne sono andati i primi 4 minuti del secondo tempo. A terra di Eleuterio.
rimessa laterale per il Nereto, a batterla Moretti, ancora Calderaro, rimessa in zona d'attacco per il Nereto, attacca il Nereto in questo inizio del secondo tempo. Ancora Bruno cerca di uscire, quindi ancora il Nereto con Calderaro, lo scambio, prova lo scambio con Florimbi, pallone fuori, e allora la rimessa con le mani è in favore dei nerostellati. Pelino a battere. Ancora Pendenza, viene fermato irregolarmente. Calcio di punizione che va a battere Del Gizzi per i nerostellati. Lancio di destro, non può arrivarci Pendenza. Rimessa con le mani, Pelino alla battuta, rimessa verso Pendenza, rimessa verso Pendenza che però di testa ci è arrivato, ma il pallone si è perso oltre la linea laterale. La rimessa battuta stavolta dal Nereto. Adesso ancora il Nereto con Antonacci, rincorso da Bruno, sbagliato però il tocco di Antonacci verso Calderaro, intercettato da Pelino che poi non riesce ad allontanare il pallone verso Pendenza, e ancora Calderaro, Nereto in avanti, chiudono i nerostellati. Sta cercando di resistere la formazione di Saccoccia. Ancora Calderaro, quindi ancora il Nereto, e poi è Puglielli, cerca di ripartire in contropiede la formazione nerostellata, lascia giocare l'arbitro, avrebbe voluto un calcio di punizione Onuashi, quindi Papis per Jacobucci, ancora Onuashi all'indietro per Papis, pallone in avanti, Puglielli. Ancora Jacobucci, lancio in avanti verso Pendenza, dolorante a terra Bruno, ma ancora Onuashi a tornare sul pallone, trattenuto Onuashi, l'arbitro lascia continuare il gioco, quindi Giallonardo, servito Del Gizzi, pallone in fallo laterale. Rimessa con le mani che batte Pelino. Ancora nessun elemento sta effettuando il riscaldamento, né i nerostellati né nel Nereto. Pelino lascia sfilare in fallo laterale. Rimessa con le mani, ancora Pelino alla battuta, pallone in avanti, il colpo di testa di Zetti in anticipo su Pendenza, grande concentrazione in campo da parte dei 22 giocatori, tre punti importanti quelli in palio oggi a Lazio Ricci per entrambe le squadre che devono alimentare le proprie ambizioni di salvezza per i nerostellati e di playoff per il Nereto.
Jacobucci verso Giallonardo, converge al centro Giallonardo, d'esterno a servire Pendenza, Pendenza per uno a sci e poi la chiusura ancora della difesa del Nereto. Pallone mantenuto in campo da Calderaro. Il numero 10 rosso-blu fa ripartire l'azione degli ospiti, proseguita poi sulla destra dove c'è Bellini. Bellini in avanti, pallone verso Antonacci che non riesce a evitare la rimessa dal fondo che sarà a beneficio dei nerostellati. Vediamo che ora un componente della panchina del Nereto sta effettuando il riscaldamento. Rimessa dal fondo che si prepara a battere Gary Amo, il portiere classe 2001. Rimessa dal fondo. Adesso il pallone finisce in fallo laterale. Papis. Rimessa laterale effettuata da Papis. Quindi è il Nereto che non riesce però a ripartire. Pallone per Pendenza dall'altra parte. Pendenza, poi Onuashi. Fallo di Onuashi e poi di Papis. Era andato a terra Sorci, Jacopo Sorci. Adesso il Nereto cerca di riproporsi. Fuori gioco. Fuori gioco di Antonacci. E allora il calcio di punizione stavolta sarà in favore dei nerostellati. Calma! Calma! Tutti voi! Leggete che c'è scritto qua, irriducibili! Presenti! Capitan Del Gizzi sul pallone. Lancio lungo verso Onuashi. Bruno di prima verso Puglielli. Duello in velocità tra Puglielli e D'Andria. Puglielli mantiene il pallone in campo, entra in area Puglielli, pallone poi recuperato ottimamente da Sorci. Ottimo recupero di Sorci in fase difensiva. Ci ha messo una pezza Sorci perché si stava facendo pericolosa l'iniziativa in area di Puglielli. Rimessa in zona d'attacco per i nerostellati. Bruno ha ricevuto da Papis. Ancora Puglielli, pallone al centro, va giù Pendenza. Tutto regolare per l'arbitro, quindi Onuashi converge al centro. Onuashi, calcio di punizione per i nerostellati da posizione interessante. È andato a terra Benjamin Onuashi. Il direttore di gara si porta sul punto di battuta cercando di farlo rispettare unitamente alla distanza. Conta i passi il direttore di gara, chiama la barriera, l'arbitro deve arretrare la barriera del Nereto. Vediamo che Di Giuseppe prepara la barriera a protezione della sua porta. Quattro elementi in barriera disposti dal portiere ospite Di Giuseppe. Sul pallone Bruno e Del Gizzi. Parte Del Gizzi, la conclusione respinta da Di Giuseppe. Aveva trovato una deviazione la conclusione di Del Gizzi. 13 minuti e 25 secondi. Adesso c'è stato il fischio dell'arbitro. Punizione per il Nereto. Punizione di Del Gizzi che ha trovato una deviazione in barriera. Ci è arrivato puntuale Di Giuseppe. Vai la mamma!
Calcio di punizione ora dall'altra parte del Gizzi alla battuta. Adesso esce Amo. Attenzione ad Amo. C'è stato il fallo su Amo da parte di Calderaro, che ha toccato con il piede la mano dell'estremo difensore dei Nerostellati. Aveva preso un rischio Amo, però su di lui c'è stato il fallo di Calderaro. Dolorante Amo è stato colpito da Calderaro. Calderaro voleva recuperare il pallone per involarsi verso la porta rimasta vuota. È finito a terra il portiere dei Nerostellati. Ha segnato la punizione e adesso in campo anche il medico sociale, il massaggiatore dei Nerostellati. Si è rialzato Amo e si prepara a tornare tra i pali della propria porta. Calcio di punizione che per i Nerostellati batte capitan del Gizzi. E del Gizzi svirgola questo rinvio, questa punizione. Aveva preparato il lancio lungo. Trozzo di testa, Onuashi ci arriva, quindi Puglielli cerca di andarsene, ancora Puglielli all'indietro verso Papis, quindi Jacobucci. Ancora Bruno, il lancio verso Puglielli. Ancora Puglielli, si gira, prepara il cross di Giuseppe Cè, abbranca la sfera con una presa sicura. Servito subito Calderaro, uno degli elementi più tecnici del Nereto, sicuramente Calderaro, il numero 10. Arriva adesso del Gizzi, ancora un rilancio sbilenco da parte del capitano, sicuramente difficile anche conservare l'equilibrio su questo terreno di gioco della Lazio Ricci, che comunque rende difficile il palleggio a entrambe le squadre. Rimessa laterale per il Nereto, anzi calcio di punizione ancora per i Nerostellati a battere del Gizzi. Zeetti di testa, quindi Bruno, prova di grande generosità quest'oggi da parte di Emanuele Bruno, impiegato a centrocampo da mister Saccoccia, che deve fare di necessità virtù. Assente uno dei rinforzi, per così dire, della campagna di dicembre, campagna di mercato, anzi sessione di mercato, che ha visto qui a Prato La Peligna l'approdo del difensore Trozzo e poi di Emanuele Bruno, presentato come difensore laterale ma che invece sta giocando da centrocampista, e poi anche di un altro centrocampista, Roberto Quaranta, elemento di sicuro affidamento, che però è stato sfortunato in queste prime settimane, in questo primo mese in maglia nerostellata. Infortunato in panchina 40 causa infortunio. Adesso ancora Onuashi,
allarga verso Giallonardo, prepara il cross Giallonardo, rientra ancora Giallonardo in area e poi è lui a toccare per ultimo, rimessa dal fondo in favore del Nereto. Carambola del pallone che ha colpito Giallonardo prima di perdersi a fondo campo. E invece il direttore di gara, vediamo, che ha segnato il calcio d'angolo. Abbiamo visto il pallone carambolare sul corpo di Giallonardo. Ha colto un po' tutti di sorpresa questa decisione del direttore di gara. Calcio d'angolo in favore dei nerostellati. A batterlo dovrebbe essere Emanuele Bruno, che va a recuperare il pallone. Mi devi guardare! Va a recuperare il pallone Emanuele Bruno. E adesso ci sarà questo calcio d'angolo. Bruno si prepara alla battuta. Le proteste da parte di Giuseppe. Calcio d'angolo per i nerostellati. Bruno dalla bandierina. Superato il 20° minuto e mezzo, quasi 21° di testa. Papis, fischio dell'arbitro e fallo in attacco. E adesso calcio di punizione. A batterlo è Di Giuseppe per il Nereto. 21 minuti di gioco nel corso del secondo tempo. Fuori gioco intanto di Di Eleuterio, segnalato dal primo assistente di linea, il signor Pierfrancesco 40 della sezione arbitrale di Chieti. Quest'oggi una terna arbitrale espressione di tre sezioni diverse. Vasto con il direttore di gara e poi Chieti e Avezzano con i due collaboratori di linea. Rinvio in avanti di Giuseppe, Papis di testa a mettere direttamente in fallo laterale. Ancora il Nereto, avanza la formazione ospite. Un primo cambio nel Nereto c'è stato già, perché vediamo in campo il numero 15 Tomassini. Ci perdonerete amici telespettatori, ma non è affatto semplice fare una telecronaca in condizioni simili. Sentiamo di tutto e di più alle nostre spalle, anche voi ve ne sarete resi conto. Tomassini comunque è entrato in campo in questo secondo tempo con il numero 15. Adesso il pallone finisce fuori. Rimessa laterale. C'è stata la segnalazione di fuorigioco. Tomassini subentrato probabilmente a D'Andria. Cross Papis e poi proprio il neoentrato Tomassini. Ancora il Nereto in attacco, la conclusione ribattuta da Del Gizzi, si lotta su questo pallone, è uscito D'Andria nel Nereto, Tomassini al posto di D'Andria. Dunque il primo cambio del match operato dal Nereto. Ancora Tomassini con il numero 15. Attenzione, il pallone poi non viene impattato bene da Pelino, corpo a corpo con Calderaro, tutto regolare per il direttore di gara.
sembrata sul pallone l'entrata di Pelino su Calderaro. Ancora il cross, pallone fuori, era ben posizionato il direttore di gara che non ha visto nulla di rilevante. Non sono state neanche tanto convinte le proteste del Nereto. Rimessa dal fondo per i nerostellati, a batterla è Amo. Sono 25 i minuti di gioco nel corso del secondo tempo. Ancora il Nereto con Antonacci, si gira Antonacci, servito Moretti che si sgancia in proiezione offensiva, Del Gizzi c'è, copre Del Gizzi, allontana il pallone evitando anche il calcio d'angolo, ma sta premendo il Nereto, devono stringere i denti i nerostellati. L'apertura sulla destra da parte di Ballanti. Ancora il Nereto, l'apertura dall'altra parte per Tomassini, il cross Del Gizzi, ancora a ribattere, Bruno lotta su questo pallone, quindi Onua Shiva a terra, si continua a giocare, tutto regolare, il Nereto preme, Bruno intervento irregolare su Calderaro e Calderaro ha anteposto con grande esperienza il corpo. Ha messo il corpo a protezione del pallone e di fatto si è andato a prendere questo calcio di punizione. Calcio di punizione in favore del Nereto. Lo stesso Calderaro sul pallone. C'è Calderaro sul pallone insieme a Antonacci e a Sorci. Vediamo Calderaro, dovrebbe essere lui a battere questo calcio di punizione. Calcio di punizione per il Nereto, folta la barriera schierata da Amo. Avere la massima attenzione l'estremo difensore dei nerostellati. Parte Calderaro, posizione pericolosa, Calderaro, Amo in presa sicura, nulla di fatto. Punizione centrale, quella di Calderaro. Notevole folla nell'area di rigore dei nerostellati. Barriera folta, ma nessun problema per Amo che effettua questa rimessa in avanti. Rimessa, rinvio in avanti. Abbiamo superato il minuto 27, ci prepariamo al 28. Rimessa laterale di Papis, pallone poi rincorso da Ballanti. Conclusione poi, pallone messo in fallo laterale. Scocca il minuto 28, proprio adesso. Pendenza va a terra. Pallone ancora fuori. Ancora una rimessa laterale. Pendenza per Onuashi. Bruno, la conclusione di Bruno! Pallone di poco a lato. Il destro di Bruno. Con pallone che è andato vicino al bersaglio grosso. Si era proteso in tuffo alla sua sinistra di Giuseppe che però non poteva arrivarci. Il pallone è finito di poco a lato. Caricate o no, caricate sì o no, caricate o no.
Ancora Nero Stellati, traversone di Papis, rimpallato di testa da Zetti. Di nuovo Giallonardo per Bruno. Jacobucci verso Giallonardo, troppo lungo però il passaggio di Jacobucci verso Giallonardo. Primo cambio nei Nero Stellati alla mezz'ora del secondo tempo. Verrocchi subentra a Jacobucci. Dunque Verrocchi prende il posto di Jacobucci nei Nero Stellati. Uscito Jacobucci, classe 86, al suo posto è entrato, come detto, Verrocchi, un classe 99. Proprio Verrocchi tocca il suo primo pallone, servito Pelino, fallo alle spalle su Pelino, ammonito Calderaro, fallo da dietro, giusta l'ammonizione a Calderaro. E dunque torna in parità il computo delle ammonizioni, due per parte, Jacobucci e Pendenza nei Nero Stellati, mentre nel Nereto sono Ballanti e Calderaro i giocatori ammoniti. Vediamo Capitan Del Gizzi sul pallone, il lancio di destro di Del Gizzi per Pendenza, ultimo tocco è stato di Moretti, rimessa laterale in favore dei Nero Stellati. Pelino effettua questa rimessa con le mani, pallone per Giallonardo che guadagna una rimessa in zona d'attacco. Rimessa che batte Pelino per i Nero Stellati. Adesso Bruno guadagna ottimamente un calcio d'angolo. Emanuele Bruno, a nostro giudizio oggi Bruno il migliore in campo dei Nero Stellati fino ad ora, 32 minuti e 15. Verrocchi dalla bandierina, Giovanni Verrocchi è lui a battere questo corner dalla destra. Pallone in mezzo, rimpallato di testa però dalla difesa del Nereto, ancora Bruno, stavolta però sbaglia il passaggio, l'apertura verso Verrocchi. Pallone fuori. Ancora il Nereto a usufruire di una nuova rimessa con le mani, Moretti, Gioele Moretti, classe 2000. Attenzione, Calderaro rincorso da Del Gizzi, raddoppio di marcatura da parte di Pelino, quindi Verrocchi guadagna un fallo, guadagna una punizione, il fallo e l'ammonizione. Fallo di Di Eleuterio, il terzo giocatore ammonito nel Nereto. Il fallo su Verrocchi costato il cartellino giallo a Di Eleuterio. ...33 minuti e 30 secondi al nostro cronometro in questo secondo tempo. Pendenza in area, Pendenza, Pendenza stava preparando il destro, viene chiuso dal ritorno di Zetti, tempestivo il difensore centrale rosso-blu. Pallone rinviato da Di Giuseppe, il fallo di Trozzo su Di Eleuterio. Ma lo vuoi ammonire? Maledetto! Oh, distanza! Oh! Calcio di punizione per il Nereto sul pallone Sorci. Bastardo!
cambi di colore. Invita a tenere le marcature mister Saccoccia, pallone in avanti, Pendenza si sacrifica in fase difensiva, il fischio dell'arbitro, c'è stato un fuorigioco ravvisato dal primo collaboratore di linea. Aveva fatto buona guardia la difesa dei nerostellati, un altro calcio di punizione che adesso batte Del Gizzi. Lancio in avanti dove non c'è nessuno però e il pallone finisce ancora una volta in fallo laterale. Non capisci un cazzo. Rimessa laterale, lo scambio tra Antonacci e Moretti, quindi Pelino, Onuashi. Superato il minuto 80, attenzione Del Gizzi che poi ci mette una pezza su Di Eleuterio. Era sbilanciato Del Gizzi ma è riuscito a mettere in fallo laterale. Calderaro per Antonacci. Ancora il Nereto, pallone in avanti, Papis di testa, quindi Giallonardo cerca di andarsene ma viene anticipato. Pallone fuori, il pallone era fuori. Invece la conclusione e ci arriva Amo, ma il pallone era fuori. È 35 secondi. Amo provvidenziale. Calcio d'angolo per il Nereto. Calderaro alla battuta di questo corner, il pallone, l'area di rigore dei nerostellati, ancora Zetti, cerca di saltare Papis, Zetti in area di rigore dei nerostellati, adesso ancora il Nereto in zona d'attacco, la conclusione ribattuta, adesso prova a partire in contropiede la squadra di Saccoccia e poi allontana Del Gizzi, la chiusura della difesa del Nereto e adesso il forcing del Nereto in questa fase finale del match, il lancio Del Gizzi di testa, Pelino c'è, ancora un lancio in avanti, pallone fuori, rimessa laterale battuta da Sorci, pallone per il suo portiere Di Giuseppe. Scocca il minuto 37 del secondo tempo, minuto 82 dunque, nel corso di questo incontro tra Nerostellati e Nereto, guadagnato un calcio di punizione dal Nereto, è andato a terra Tomassini. Calcio di punizione per il Nereto, alla battuta Sorci. Jacopo Sorci. Fischio dell'arbitro. Pallone in mezzo. Pendenza cerca di allontanare di testa. Poi ancora la conclusione di Ballanti. Posizione regolare. Cerca ancora il Nereto. Varchi. Che non ci sono, l'ultimo tocco è proprio di Zetti, è rimessa con le mani in favore dei nerostellati. Rimessa con le mani che va a battere Papis. Pallone ancora fuori. E ancora una rimessa laterale in favore dei nerostellati. Oh, 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 sta per finire la partita, venite qua. Oh. Papis alla battuta di questa rimessa con le mani. Pallone fuori. Rimessa in campo stavolta dal Nereto. Nereto che ora manovra con Ballanti. Pallone per Moretti. Lancio di Moretti, Del Gizzi di testa, su di lui c'è Zetti, resta a terra Del Gizzi, direttore di gara va a sincerarsi delle condizioni del capitano dei nerostellati.
non ha ritenuto falloso il contatto tra Florimbi, era probabilmente Florimbi e non Zetti, e Del Gizzi. Ma vediamo che è proprio Zetti ad avvicinarsi a Del Gizzi. Sì, il contatto tra i due è stato tutto regolare a giudizio del direttore di gara. Si rialza Del Gizzi e va a riprendere posizione all'interno della sua area di rigore. Rimessa laterale per il Nereto. Attenzione il Nereto in avanti, il traversone, Amo c'è, attento l'estremo difensore nero stellato Gary Amo. E ora scocca il minuto 85. Ma vuoi battere, porco Dio! Rinvio lungo da parte di Amo, pallone verso Giallonardo. Ancora Giallonardo, lascia proseguire il direttore di gara. Nerostellati che possono guadagnare metri. Verrocchi interviene molto bene su questo pallone, subisce un fallo evidente, lascia proseguire l'arbitro e adesso vengono contestate dai nerostellati queste decisioni di arbitro e collaboratore. Rimessa laterale con pallone perso dal Nereto. Onuashi porta avanti il pallone verso la bandierina, viene messo giù, evidente il fallo su Onuashi e calcio di punizione in favore dei nerostellati. Adesso Giallonardo, Giallonardo sul pallone, mentre torna in difesa Antonacci. C'è pendenza, lotta su questo pallone, pallone fuori, rimessa dal fondo, rimessa dal fondo che batterà Di Giuseppe, il portiere del Nereto, batte corto. Va a servire il suo compagno di squadra Sorci, lancio intercettato da Bruno, non riesce a tenere il pallone però la squadra di casa. Bruno viene superato dalla traiettoria del pallone, Del Gizzi a saltare di testa, ancora Bruno, quindi Giallonardo cerca di arrivare su questo pallone. Calcio di punizione assegnato al Nereto, a terra c'è Moretti, fortuito il contatto, non era stato volontario il contatto tra Giallonardo e Moretti, cenno d'intesa tra i due, calcio di punizione per il Nereto, battuto da Ballanti, Papis ci arriva di testa, quindi Zetti attaccato alle spalle da Onuashi, lottano i nerostellati, fa altrettanto il Nereto. Ancora un lancio in avanti profondo, Del Gizzi sembra fuori causa, Del Gizzi attenzione a Zetti, è il pareggio del Nereto, pareggio del Nereto al 88esimo minuto, e stavolta sul banco degli imputati la difesa nerostellata incredibilmente scoperta, e Zetti, un difensore, ha fatto gol e ha pareggiato per il Nereto. Un gol evitabilissimo questo dai nerostellati. E adesso ci sono proteste anche da fuori dal campo. Adesso c'è un contatto tra le due panchine. Figlio di puttana!
Adesso il gioco è fermo praticamente dall'87esimo minuto e mezzo. Il pareggio del Nereto. E adesso siamo praticamente al 90esimo, non si è giocato più, quindi dovrebbe essere corposo il recupero che andrà a decretare il direttore di gara, oltre ai gol e alle sostituzioni da registrare anche questa prolungata interruzione del gioco. Dunque Zetti ha freddato l'incolpevole Amo. Scocca ora il 90esimo. Direttore di gara va a parlare con il capitano dei nerostellati Del Gizzi. Gioco ancora fermo. Gioco che ancora riprende. Qualche problema con il pubblico. L'arbitro ha dato 4 minuti di recupero, ma praticamente 3 minuti non si è giocato. Anche questa una decisione sicuramente inappropriata da parte dell'arbitro. Perché per 3 minuti non si è giocato più. A termini di regolamento sicuramente non sono sufficienti 4 minuti di recupero, dovevano essere di più se si considerano le sostituzioni oltre al gol dei nerostellati. Calcio di punizione ora per i nerostellati, alla battuta c'è Emanuele Bruno, parte Bruno. Il lancio verso Del Gizzi, ci arriva Papis di testa, pallone fuori, rimessa dal fondo per il Nereto. Rimessa dal fondo di Giuseppe. Poi ancora Bruno, attenzione al pallone verso Antonacci, interno dell'area di rigore dei nerostellati. Antonacci prepara il cross e il gol di Antonacci al 92esimo. E dunque il Nereto passa in vantaggio. Alessio Ricci. Dunque il vantaggio del Nereto al 92esimo è arrivato con Antonacci, un bel gol. Un bel gol quello di Antonacci, che praticamente decide questo match in favore del Nereto. Terribile l'1-2 del Nereto, nerostellati al tappeto. Nerostellati autori di una prova sicuramente generosa di lotta quest'oggi, non è bastato il gol di Pendenza, ma sono uscite fuori ancora una volta tutte le fragilità della squadra peligna. Beccare proprio due gol praticamente nel finale, ravvicinati l'uno dall'altro, è stata una doccia fredda anche per il pubblico peligno. Il lancio di Trozzo verso Pendenza, Pendenza per Onuashi, la chiusura della difesa del Nereto. E adesso calcio di punizione in favore dei nerostellati. Scocca il minuto 49. Arbitro!
Calcio di punizione è l'ultimo pallone, questo per le speranze dei nerostellati di evitare questa sconfitta. Calcio di punizione. Siamo al 95esimo minuto. Sul pallone vediamo Giovanni Verrocchi. Punizione della speranza, questa per i nerostellati. Verrocchi, mentre Di Giuseppe dispone la barriera a protezione della sua porta. E proprio adesso il cronometro segna 50 minuti nel corso del secondo tempo. Parte Verrocchi, conclusione alta, nulla da fare per i nerostellati. E adesso arriva il triplice fischio finale, è finita Alessio Ricci, il Nereto con un terribile 1-2 ha ribaltato il punteggio nel finale di gara, negli ultimissimi istanti del match. E dunque ha vinto, ha espugnato lo stadio Ezio Ricci. Nerostellati 1, Nereto 2, ripetiamo i marcatori. Nerostellati in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo con pendenza, poi il pareggio all'88esimo di Zetti, il difensore centrale del Nereto. È andato a pareggiare i conti, che poi sono stati portati dalla parte del Nereto con la rete siglata da Antonacci, un destro a giro che non ha lasciato scampo Adamo. E dunque il Nereto passa a Prato La Peligna 2-1, sale a quota 33 punti in classifica la squadra rosso-blu. Nerostellati che restano inchiodati in terz'ultima posizione a quota 21 punti. Fanno festa i giocatori del Nereto con il pubblico giunto qui a Alessio Ricci, mentre rientrano a testa bassa i nerostellati dentro gli spogliatoi. Una sconfitta, una beffa atroce consumatasi proprio negli ultimissimi istanti del match. E dunque Nerostellati 1, Nereto 2, è tutto dallo stadio Ezio Ricci di Prato La Peligna, e appuntamento alle prossime gare del campionato di eccellenza Abruzzo.